mattino, alla sveglia da sogni inquieti, Gregor Samsa si trovò trasformato in un enorme insetto. Sdraiato nel letto, sulla schiena dura come una corazza, bastava che alzasse un po' la testa per vedersi il ventre convesso, bruniccio, spartito da solchi arcuati. In cima al ventre, la coperta, sul punto di scivolare per terra, si reggeva a malapena. Davanti agli occhi si agitavano le gambe, molto più numerose di prima, ma di una sottigliezza desolante.